La Libia è la nuova frontiera della lotta al fondamentalismo. Questo è l'hotel Corinzia nel centro di Tripoli, il giorno dopo l'attacco del 27 gennaio. Uomini armati fecero irruzione nell'hotel dove si trovavano il primo ministro libico e una delegazione statunitense, uccidendo almeno 9 persone. L'attacco è stato rivendicato dai combattenti fedeli all'autoproclamato Stato Islamico. La Libia, dopo il rovesciamento di Gheddafi, risulta divisa in due feudi in lotta tra loro, con due governi e altrettanti parlamenti. Un esecutivo, sostenuto a Tripoli dalle milizie islamiste, l'altro riconosciuto dalla comunità internazionale, è a Tobruk. I jihadisti hanno trovato terreno fertile in Siria e fanno paura a Italia ed Egitto. La decapitazione di 21 copti egiziani ha provocato la reazione del Cairo, che per la prima volta ha riconosciuto di aver bombardato le postazioni islamiste a Derna, mentre l'aviazione libica ha preso di mira Sirte e Benjawad. Ma la minaccia più grave arriva dal Sinai. Il gruppo armato che ha preso il controllo della penisola, Ansar al-Bayt Maqdis, non dà tregua all'Egitto dopo la caduta di Morsi e la repressione ai danni dei fratelli musulmani. È alleato del sedicente Stato Islamico e utilizza gli stessi metodi di propaganda basati sul terrore. Il nuovo Egitto, guidato dal generale al-Sisi, non partecipa alla coalizione internazionale degli Stati Uniti contro l'ISIL per concentrarsi sulla difesa dei propri confini, minacciati da ribelli islamici. Non è questo il caso della Giordania, che invece fa parte della coalizione anti-ISIL. I caccia giordani hanno intensificato gli attacchi dopo la barbara uccisione del loro pilota Muaz el-Kassasbeh. L'operazione Martire Muaz ha portato alla distruzione di numerose postazioni jihadiste in Siria. Altri paesi arabi come l'Arabia Saudita e gli Emirati partecipano ai raid. L'ultimo ad aggiungersi è il Bahrain, ma nessuno di loro invia uomini sul terreno. A contenere l'avanzata jihadista nel nord dell'Iraq ci sono solo i peshmerga curdi. Ma le loro armi leggere non fermano l'avanzata di un nemico dotato delle armi pesanti abbandonate dall'esercito iracheno in ritirata.